Io innanzitutto vi ringrazio per avermi dato la possibilità qui in questa giornata ricca di confronto, di riflessione su questo tema cruciale per la vita del Paese. Vi ringrazio perché mi date la possibilità di esprimere quella che è il lavoro, di esporre quello che è il percorso sul quale noi stiamo lavorando da una regione che, come è noto, è una regione a ritardato sviluppo, anzi tra le regioni italiane è quella che più di tutte, diciamo, ha una condizione di ritardato sviluppo e che ritiene, noi riteniamo, che la sfida della crescita digitale rappresenti non solo una imperdibile occasione di trasformazione dei processi amministrativi e produttivi, ma rappresenti una opportunità concreta per recuperare il gap, per superare il gap che ha segnato la vita di questa regione del Mezzogiorno, più in generale rispetto al resto del Paese nel corso di un lungo periodo. Naturalmente vorrei ricordare che la situazione da cui partiamo presenta numerose debolezze e complessi fattori di criticità. Non possiamo nascondere che la Calabria, ma credo anche altre regioni del Mezzogiorno, ma parlo della mia regione, è ancora indietro in molti dei principali indicatori di riferimento. Ad esempio l'utilizzo del web in Calabria da parte delle imprese continua ad attestarsi notevolmente sotto la media nazionale ed il ricorso ai servizi elettronici da parte delle imprese e dei cittadini è ancora sporadico. Tuttavia, ecco il punto, accanto a questi noti punti di debolezza, la Calabria presenta un importante punto di forza. Il progetto di diffusione della banda ultralarga, connessione a 30 megabit e 100 megabit negli edifici pubblici, è ormai in corso di completamento sull'intero territorio regionale e su questo progetto noi abbiamo investito 140 milioni di euro sulla programmazione 2007-2013. Credo che la Calabria sarà una delle prime, se non la prima regione d'Italia a totale copertura del proprio territorio con la banda ultralarga. La costruzione di una così imponente rete in un territorio come quello regionale costituisce, a nostro parere, la condizione necessaria, seppure non sufficiente, lo sappiamo bene, per il rilancio dell'economia regionale, dei servizi pubblici in chiave digitale. Per questa ragione abbiamo elaborato una strategia di medio periodo che vorrei brevemente qui illustrare, sia pure sinteticamente, e che prende le mosse da alcune semplici ma importanti considerazioni. La prima, gli interventi connessi all'agenda digitale e più in generale alle tecnologie di informazione e comunicazione sono fortemente pervasivi e trasversali rispetto agli altri ambiti tematici. Parlo della ricerca, dell'industria, dei trasporti, delle aree urbane, la sanità, eccetera, eccetera. E vanno quindi disegnati in una visione fortemente integrata con le azioni previste nei diversi ambiti. Secondo, in un solo ciclo di programmazione e con le risorse disponibili, non è pensabile, naturalmente, pianificare interventi che consentano di affrontare tutti i problemi, né credo sarebbe fruttuoso in termini di risorse e capacità gestionali disponibili. Tenendo conto di questi assunti, che ho appena ricordato, noi abbiamo definito una strategia per l'agenda digitale in Calabria orientata verso quattro obiettivi. Il primo di questi obiettivi è la riduzione dei divari digitali, digital divide, appunto. Il secondo, la digitalizzazione
dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali rivolti ai cittadini e alle imprese. Terzo, diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quarto, sviluppo smart nelle aree urbane. Il primo obiettivo, quello del digital divide e di incremento della banda larga e ultralarga, sarà perseguito attraverso il completamento dei progetti che abbiamo già messo in corso nell'ambito di accordi con il MISE, con il Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando le risorse del POR, lo ha ricordato prima la dottoressa Agrò. Verrà realizzata una infrastruttura di banda larga a 100 megabit che coprirà i comuni più grandi e i loro hinterland e le principali aree industriali, raggiungendo almeno 350.000 abitazioni. Questi interventi ci consentiranno di essere allineati ai target europei fissati per il 2020. Secondo, la costruzione della rete quale infrastruttura abilitante all'erogazione dei nuovi servizi digitali è il secondo obiettivo della strategia, che consiste nella digitalizzazione dei processi amministrativi. Il digitale sarà la chiave per cambiare radicalmente la pubblica amministrazione in una regione come la nostra, che appunto è rispetto a quel quadro che presenta il sistema della pubblica amministrazione d'Italia, ha marcate zone appunto di inefficienza e di macchinosità. In questa ottica abbiamo appena presentato alla Commissione europea il nostro piano di rafforzamento amministrativo. Utilizzeremo agenda digitale non per rendere i tradizionali processi di scambio documentale più efficienti, ma per renderli inutili, per giungere cioè a costruire un moderno sistema di rete che diventi istituzione economica, che diventi fattore di crescita e di sviluppo. Questa è la vera sfida. E in questo ambito le priorità, appunto, coerentemente con la strategia nazionale per la crescita digitale, sono focalizzate sul miglioramento dell'efficienza, della qualità dei servizi pubblici, e in particolare penso al sistema informativo regionale per quanto riguarda la sanità, qui è stato oggi ricordato. Gli interventi che noi abbiamo programmato tengono comunque conto delle grandi iniziative nazionali, e a tal fine la Regione ha già aderito nell'ambito delle strategie digitali alla coalizione nazionale per le competenze digitali. Noi seguiremo con attenzione i grandi progetti di cittadinanza digitale, primo fra tutti il servizio pubblico di identità digitale, è stato questo anche ricordato, lo SPID, il quale dovrà rappresentare per una regione come la Calabria un elemento fondamentale per innovare e sburocratizzare. Questa è la vera sfida sulla quale noi pensiamo appunto di investire attraverso il digitale. Costruita la rete, disegnati i nuovi servizi, evidentemente noi non possiamo non intervenire sulla capacità di parlare il linguaggio digitale, perché non si tratta solo di realizzare l'infrastruttura, ma si tratta appunto di utilizzarla e mettere i soggetti nelle condizioni di utilizzarla, i soggetti pubblici e privati. Quindi veniamo così al terzo pilastro della strategia, della nostra strategia: aumentare la diffusione delle tecnologie nell'informazione e comunicazione tra i cittadini e le imprese. Il quarto pilastro sul quale riteniamo di dover lavorare è quello di una strategia, è quello su cui c'è maggiore necessità di coordinamento tra i livelli di governo, e riguarda le smart city. In questo senso credo che è necessario avere una particolare attenzione alle aree urbane, regionali e i principali agglomerati a dimensione
appunto a dimensione urbana. Queste sono in sintesi le direttrici sulle quali noi stiamo costruendo la strategia digitale per la Calabria e sulle quali pensiamo di utilizzare le risorse. La dottoressa Agro prima ci ha dato il quadro appunto delle risorse disponibili e su questa strategia riteniamo di dover investire con grande determinazione, perché riteniamo che questa è la frontiera sulla quale è possibile recuperare un gap storicamente determinato. Noi parliamo di regioni, parliamo di un'area che appunto il cui divario, non solo il digital divide, ma il divario in termini economici, sociali, in termini appunto di servizi è larghissimo, e credo che la leva dell'investimento nella sfida digitale può consentire non solo il superamento del digital divide, ma può consentire il superamento di un divario più vasto e più largo. Bisogna crederci, naturalmente bisogna investire, e non è un caso che la prima scelta, la priorità nella programmazione che noi abbiamo assunto, nella programmazione delle risorse comunitarie, è proprio questa, quella di investire appunto nella digitalizzazione, nella realizzazione di delle condizioni che possano offrire al territorio questo, il recupero di questo divario e offrire opportunità alle imprese, ai cittadini, al sistema della pubblica amministrazione. Grazie, signor Presidente.